Avete presente quando incontrate una persona che non vedete da tempo e la trovate invecchiata male? Fortunatamente non va sempre così. Eh sì, sotto il profilo del design Land Rover non ne sbaglia una, ma a noi interessa cosa c'è sotto. Iniziamo dal motore, dove troviamo il 2 litri a gasolio D240 della famiglia Ingenium, interamente in alluminio già montato sugli altri modelli della casa. Grazie ai due turbocompressori sequenziali sviluppa una potenza massima di 240 cavalli e una coppia massima di 430 Nm. I defenderisti puri storceranno il naso sapendo che la ruggine non è più compresa tra gli optional, dato il largo uso di lega di alluminio che compone il pianale D7X, le scatole di differenziali e i bracci delle sospensioni collegati a dei sottotelai in acciaio. Alzandola sul ponte troviamo, o meglio non troviamo, delle protezioni adeguate all'uso in fuoristrada. La lamiera che protegge il motore è molto sottile e le altre protezioni servono più a migliorare l'efficienza aerodinamica che a proteggere da eventuali urti. Sia il silenziatore centrale che il serbatoio dell'urea risultano totalmente scoperti. Il cambio è uno ZF automatico a 8 rapporti, abbinato a un ripartitore riduttore con differenziale centrale bloccabile in maniera automatica. La trazione è, come sempre, integrale permanente. La nostra vettura dispone anche del differenziale posteriore bloccabile che si può avere a richiesta. Le sospensioni sono a ruote indipendenti sia all'avantreno, dove troviamo dei quadrilateri, sia al retrotreno, che ha uno schema multilink a 4 braccia e mezzo. La 110 monta di serie molle pneumatiche su tutte le ruote che permettono di variare l'altezza del corpo vettura e ammortizzatori magneto-rheologici, ovvero a regolazione elettronica della rigidità. Tutto questo reggerà all'uso intensivo in off-road? Solo il tempo potrà dircelo. Bene, dopo la teoria è ora della pratica. Per mettere il DEF alla frusta siamo andati a Preci, nell'Appennino Umbro Marchigiano, dove si trova il circuito ufficiale di 4x4 Magazine. La natura. Il primo tipo di terreno che abbiamo voluto affrontare è la neve, compatta e alta. Ricopriva uno sterrato in quota, inizialmente la vettura affondava e si fermava, in più abbiamo verificato che sui fondi a scarsa aderenza il bloccaggio del differenziale posteriore porta la vettura a scodare, un comportamento tipico delle vetture con differenziali autobloccanti, ma ci ha costretto a usare più cautela perché la strada era in pendenza e il posteriore della vettura tendeva a scivolare verso valle. Dopo qualche tentativo di partenza con marce inserite manualmente in S, la scelta vincente che ci ha permesso di superare il tratto innevato con la giusta dolcezza è stata partire in modalità D, ovvero automatica. Abbiamo portato il DEF sul tracciato roccia, misto a fango, terreno di sfida di altri mostri sacri. Sui veicoli Land Rover si parla sempre del terrain response e della sua capacità di ottimizzare i parametri di guida al posto del conducente, che nel frattempo si starà chiedendo come sia finito lì, visto che fino a poco tempo prima era ad un aperitivo. Il sistema prevede i classici 4 programmi dedicati alle diverse condizioni di fondo che si possono incontrare in fuoristrada, ognuno dei quali ha una specifica taratura della sensibilità dell'acceleratore, dell'intervento del controllo della trazione e della gestione del bloccaggio dei differenziali centrale e posteriore. Oltre a questi, sulla Defender sono stati introdotti un programma specifico per i guadi e soprattutto la possibilità di configurare il terrain response. Tramite il touchscreen si può scegliere di regolare la risposta del motore e del cambio, incluse le ridotte, la sensibilità dello sterzo, la rapidità del bloccaggio dei differenziali e la percentuale di slittamento delle ruote prima che intervenga il controllo della trazione.
Ciascuno di questi parametri si può regolare su tre livelli. Si può scegliere di memorizzare fino a 4 profili individuali con le combinazioni preferite di questi parametri, così vari guidatori possono attivare rapidamente le regolazioni prescelte. Una volta completate le configurazioni potrebbe essere cambiata la stagione e quindi dovrete ricominciare da capo. Oltre all'efficacia del controllo della trazione ci ha sorpreso la sua dolcezza di funzionamento. Non solo non si registrano mai strappi, ma non si avvertono neppure gli interventi delle pinze dei freni, sicuramente grazie alla presenza dei differenziali bloccabili. In questa situazione, in cui il fondo tocca sulla pancia del Defender, le sospensioni già rialzate di 7,5 cm si alzano ancora di più, arrivando a 14,5 cm totali. Ovviamente per affrontare gli ostacoli più impegnativi è necessario usare molta cautela perché paraurti e sottoporta sono rivestiti da ettari di plastica che può facilmente danneggiarsi. Il bloccaggio dei differenziali centrale e posteriore, disponibile sia con le marce normali che con le ridotte, viene gestito sempre elettronicamente. Il sistema in autonomia decide in pochi millisecondi quando e per quanto bloccarli e sbloccarli per massimizzare la trazione, preservare la guidabilità e non stressare gli organi di trasmissione. Ad esempio, in decelerazione i differenziali vengono sempre sbloccati. Il guidatore non potrà bloccare i differenziali in modo fisso, però, come abbiamo detto, può scegliere tre livelli di velocità con cui il sistema li blocca. Con le marce ridotte raggiunge la velocità massima di 90 km/h a 4500 giri. Non ci spieghiamo perché al listino non siano presenti le palette al volante per favorire cambi marcia in situazioni critiche come questa. Altro punto di forza della vettura sono le molle pneumatiche che permettono al Defender di comportarsi in modo eccellente ovunque, su asfalto, su sterrato e, con le dovute accortezze, persino su percorsi trialistici. Il tutto sempre nel massimo comfort, assicurato dall'assetto ma anche dall'eccellente insonorizzazione. La vettura si dimostra molto silenziosa anche a livello di motore e trasmissione. La possibilità di rialzare il corpo vettura di 7,5 cm dalla posizione standard esalta la mobilità della Defender in ogni situazione off-road. La taratura medio rigida, che assume l'assetto quando rialzato al massimo, permette di tenere velocità realistiche su sterrato veloce, sorprendente in considerazione del peso della vettura, mentre l'escursione elevata delle ruote, ottima per una vettura con sospensione a ruote indipendenti, è di grande aiuto sui percorsi fortemente accidentati da affrontare in aderenza. Sia nei passaggi tra le rocce che nelle buche più ostiche, dove siamo soliti testare i fuoristrada puri e duri, la Defender se l'è cavata molto bene. La trazione è impressionante, riesce a far svalicare le salite più pronunciate anche quando la maggior parte dell'aderenza ce l'ha una ruota sola. Basta trovare il punto giusto dove approcciare l'ostacolo e insistere con l'acceleratore, prima o poi la Defender ce la fa. Notevole anche la capacità di districarsi dal fango. Come per la neve, per superare le fangaie più insidiose non è sufficiente selezionare il programma specifico, ma va sempre trovata la marcia oppure la modalità giusta. Il merito di una mobilità sorprendente va anche agli ottimi angoli caratteristici della vettura, in particolare quelli di attacco e di uscita. Inoltre, anche se il passo è molto lungo, le fasce sottoporta della carrozzeria si trovano più interne rispetto alla carreggiata, risultando un po' più protette. Beh, con le dovute accortezze e considerando sempre i pneumatici all-terrain,
siamo riusciti a passare praticamente su tutti gli ostacoli. Ma come si comporterà il nuovo Defender su strada? Il motore è sempre piacevolmente veloce e progressivo nel salire di giri. Sia il comportamento del motore che la dinamica della vettura variano sensibilmente a seconda che si scelga di guidare con il cambio in modalità D o S. La differenza è dovuta all'Adaptive Dynamics, il sistema di controllo della dinamica di guida che per esaltare la guidabilità della Defender in ogni condizione automaticamente irrigidisce le molle pneumatiche, gli ammortizzatori e lo sterzo, oltre a modificare la risposta del cambio e a ritardare la soglia di intervento del DSC, il controllo elettronico della stabilità. In conclusione, la nuova Defender vanta delle capacità fuoristradistiche impressionanti per il tipo di vettura che è, su questo non si discute. Resta ora da capire se a tali capacità si affianchi un'adeguata durata nel tempo degli organi maggiormente sottoposti a stress nella pratica del fuoristrada, i bracci delle sospensioni, le molle pneumatiche e la trasmissione. Un'altra caratteristica importante per un veicolo fuoristrada è che ci auguriamo sia in linea con la tradizione del nome Defender. E comunque potete dire quello che volete, però è indubbiamente bella. Ciao!